Sembra un messaggio banale, ma oggi le persone continuano a lamentarsi. La cosa più interessante è che queste persone, nel mentre si lamentano, hanno ragione. E quindi come funziona l'energia? L'energia è molto particolare, è un po' bastarda. Allora, ci sono molte persone che si lamentano perché stiamo vivendo un momento assolutamente assurdo, governati in un modo assurdo, gestiti dalla pandemia alle guerre in un modo assolutamente incredibile, pazzesco, e pertanto la mente critica di queste persone, i protocolli di queste persone dicono: ma sta sbagliando quella persona, sta sbagliando, non è onesta, non è etica, non ha disciplina, è disonesto, è un farabutto, chi più e chi meno. Tutto questo dialogo è un dialogo vero, un dialogo reale, non sono qui a dirti che tu hai torto, ma nel tuo processo, nel tuo qui e ora, nella tua energia, tu ti stai programmando al lamento, pertanto al fallimento, pertanto alla distruzione, pertanto al conflitto di svalutazione. Perché devi pensare che per la nostra cellula non esiste ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, ma esiste ciò che tu impregni. Oggi più che mai bisognerebbe essere degli zen, ma non ci è stato insegnato, perché queste scuole veramente fanno schifo. Oggi più che mai un bambino dovrebbe essere educato attraverso l'ordine, la disciplina, la compostezza, l'autostima, la motivazione, ma non è successo niente di tutto quanto ciò. E pertanto le persone, seguendo determinati protocolli, che cosa fanno? Si lamentano. Ma, anche se hanno ragione, continuano a programmarsi al negativo nel qui e ora, presente e futuro. Allora, in questo momento, ti voglio dire che siamo in guerra. Ma la guerra non è tra la Russia e l'Ucraina, eccetera, eccetera. È la guerra che l'uomo ha con se stesso, perché qualcuno lo vuole ipnotizzare verso la svalutazione, nonché l'autodistruzione. Allora tu, da buon zen, che cosa puoi fare? Non ci sto, no. Allora basta lamentarti, perché in questo momento siamo effetto e non possiamo essere causa. Cerchiamo di prendere la situazione migliore e trasmutiamola al meglio del positivo, conoscendo quella persona che come noi vuole trasmutare il positivo, e cercare di unire 1 a 10, 100 persone che sono comunque create per trasmutare positività, per generare amore, per generare positività, per poi creare piani, andare via di casa, andare via da questo posto, andare via da questo ambiente, creare soluzioni, creare una nuova strategia, un nuovo colpo di scena. Ma non puoi rimanere effetto, non puoi rimanere effetto, non puoi lamentarti, perché se rimani effetto e se ti lamenti, non solo mi vai in conflitto di svalutazione, ma la tua cellula comincerà ad andare in acidosi e pertanto vai verso il malessere, il male dell'io. Si chiama malattia in futuro, no? Allora ascolta questo video, fottiti, fregatene, vaffanculo, scusami del francesismo, vaffanculo tutto, vaffanculo. Pensa a te, diventa uno zen e quindi dici: ok, buono, non devo cercare di imbrogliare la mia mente critica, ma devo cercare di pilotare la mia energia con un dialogo fortissimo, con una grande autostima, con una grande convinzione, intenzione e certezza. Perché io valgo, perché io sono determinato. E se sono in questo momento, in questa terra di matti, non mi faccio ingabbiare da questi personaggi che vogliono cercare di alimentare solamente il negativo. Allora devi cercare di creare un colpo di scena, creare un qualche cosa che è totalmente fuori per fuori. E quel fuori per fuori che cos'è? Trovare l'aspetto positivo. Bene, divento più forte, divento più importante, cammino come uno forte, penso da leader, penso da importante, vivo i miei sogni, ora più che mai torno a sognare. Sicuramente l'evento che farò, tu sei il tuo sogno, del 25-26 giugno, è spettacolare e assolutamente devi esserci perché ti migliora la vita, ti cambia la vita. Sto facendo un evento pazzesco per questo, ma in questo video il messaggio è questo: non cadere nel tranello, basta lamentarti, trova soluzioni, sii pazzo più che mai, zero alibi, sii folle e vedrai che riprendi il timone della tua vita in mano. E l'obiettivo è essere causa della vita e mai effetto di persone che sono nate fondamentalmente per rovinare la vita ad altre persone, anime in pena. Noi invece siamo anime di luce. Ciao, viva la follia, tu sei importante. Ciao.